Sironi, un grande dell'arte italiana, forse uno dei più importanti, significativi artisti per rappresentare un'epoca, quel ventennio fascista che, come si può vedere in questo meraviglioso quadro che costituisce la base della prossima mostra che si terrà a Roma su Sironi, fa vedere due cose fondamentali. Uno è la squadratura, quel quadrato che ci ricorda il nuovo Colosseo, il Colosseo che oggi si trova all'Eur, che è appunto un Colosseo quadrato, a dimostrazione dell'epoca della razionalità o dell'irruzione della razionalità nella storia, nella politica e nella comunicazione. E poi la comunicazione rappresenta nella sostanza la vera e propria essenza di una politica popolare. Oggi la chiamano populista con una frase completamente idiota e anche e soprattutto in malafede di Lenin, il quale sapeva perfettamente che le sue forze, il bolscevismo, era stato creato, inventato completamente dalla finanza ebraica internazionale. Quindi chiamava populista, per non dire popolare, tutti i movimenti sociali e politici sorti spontaneamente dal popolo e espressione del popolo. Qui abbiamo una automobile un po' rudimentale, espressione della tecnologia meccanica, e abbiamo appunto uno sfondo che poi sarà anche di altri grandi pittori dell'epoca, tra cui De Chirico o anche Savinio.